quindi parliamo degli anni 50-60, Ennio Antonangeli è morto 10 anni fa, esattamente 10 anni fa, quindi in qualche modo celebriamo anche il decennale della scomparsa di questo maestro della fotografia, e attraversa tutta la stagione della fotografia, quindi sostanzialmente dagli anni 50 al 2010, perché lui è un fotografo fino agli ultimi giorni della sua vita. Vedremo degli scatti di personaggi famosissimi, alcuni dei quali famosi ancora oggi, probabilmente non li riconoscerete, perché vedrete scatti, vedremo gli scatti di Madonna, ma giovanissima, vedrete gli scatti di cantanti che ancora oggi sono sulla scena, ma li vedrete agli inizi della loro carriera. Soprattutto li vedrete agli inizi della loro carriera quando la loro immagine non era ancora stata costruita, perché Ennio Antonangeli costruisce l'immagine di questi personaggi. Quindi voi li conoscete in un certo modo, lui li conosce quando li deve inventare come immagine. Quindi Stefania racconterà anche questo aspetto del rapporto con il personaggio famoso. La fotografia era, lo dicevamo prima scherzosamente, la fotografia era un lavoro faticoso, era fisicamente faticoso per il fotografo, per gli assistenti, perché il fotografo lavorava raramente da solo in studio, c'era una squadra enorme di persone, ma persino per le modelle. Fare la modella in quegli anni era come fare lo scaricatore di porto, era veramente faticoso, le modelle svenivano in studio. Io ho conosciuto Ennio Antonangeli quando era già all'apice della carriera, lui aveva già 50 anni, Stefania Rossello lo conosce 10 anni dopo, diventerà la sua assistente personale, lo diciamo tranquillamente, diventerà anche sua moglie, diventerà lei, sarà poi lei, e poi faremo questo passaggio sulle modelle, perché lei per decenni sceglierà le modelle. Stefania, racconta, allora, inizia tu. Buongiorno di nuovo a tutti, come vi hanno già detto sono Stefania Rossello, assistente e poi successivamente moglie di questo fotografo. Oggi sono qui solo come ponte di collegamento di una storia di vita un po' vissuta, un po' raccontata, ok? Ennio Antonangeli è stato un grande fotografo, aveva un modo molto personale di fare la fotografia, che è una cosa molto importante anche per chi decide di fare un fotografo, perché personalizzarsi in un tipo di foto vuol dire essere unici. Ennio Antonangeli è la persona con i capelli bianchi qui al centro, come si può vedere è un cultore proprio della gioventù. L'ombra in una fotografia è tutto, la fotografia nasce con il bianco e il nero, nasce molti anni fa con un punto di bianco e un punto di nero profondo. Devi far emergere la foto, sono le ombre che ti fanno emergere la fotografia. Qui abbiamo dei personaggi anche più o meno conosciuti, da Antonello Venditti al giornalista di Imbro Montanelli, di cui poi Marco ci dirà degli aneddoti su queste fotografie. E l'uso dei sali, argento o polvere d'argento, che si possono chiamare, serviva sia al bianco per rimanere bianco, il punto della carta è bianco, sia al nero per esaltare al massimo il nero, ma soprattutto serviva nel dare le varie sfumature che avevano un'intensità, una morbidezza che solo l'argento riusciva a dare. Ma le polvere d'argento costano, la carta su cui si stampava costa, per cui un fotografo doveva assolutissimamente fare un'opera d'arte perfetta, il più delle volte irripetibili e molto costosa. Quindi questo, l'uso dei sali permette di fare la differenza in un fotografo, ad esempio. Beh, no, questo concetto, uno scatto, questo tornerà in tutta la chiacchierata. Ennio Antonangeli poteva impiegare in studio ore per posizionare le luci, ma il fotografo dell'epoca non faceva 100 scatti, ne faceva uno, perché c'era proprio un costo reale nel fare lo scatto, era un momento preciso, e quindi per voi non è concepibile l'idea di fare una foto sola. Lui non aveva la possibilità di fare più scatti, doveva prendere l'istante, perché in quell'istante aveva raggiunto
la perfezione o comunque il massimo risultato possibile tecnicamente all'epoca per provare le luci, le ombre, in quel momento si scattava e poi dopo qualche ora si sapeva se la foto era venuta bene. Se la foto non era venuta bene era un disastro perché bisognava ripetere la sessione, cioè ripartire da capo, e non era solo il fotografo che doveva rifare tutto. La modella, magari poi lo racconteremo dopo, a parte l'evento era saltato, perché se parliamo di fotogiornalismo l'istante era passato. Ecco, poi il cogli l'attimo, poi parliamo del cogli l'attimo. Se invece si era in studio, il parrucchiere doveva lavorare di nuovo, il truccatore doveva lavorare di nuovo, tutto l'apparato di falegnami, perché attenzione, voi adesso usate i chroma key, i fondali verdi, all'epoca per fare un fondale arrivavano i falegnami e fabbricavano fisicamente il fondale per fare la foto. C'era una vera e propria scenografia, ragazzi. La scenografia si costruiva, se poteva arrivare un carpentiere che doveva saldare la scenografia, oppure un falegname che la fabbricava in legno, un sarto che doveva cucire i fondali, c'erano i sarti che modificavano gli abiti in studio, quindi sbagliare la foto significava buttare via quelli che erano milioni dell'epoca, cioè migliaia di euro, perché magari c'erano 10-20 persone che contemporaneamente stavano lavorando a quella foto. È chiara la complessità della realizzazione di uno scatto in studio dell'epoca. Vai. Ma scattavi alla cieca, quindi? Non potevi sapere, nei primi anni non potevi, cioè tu non vedevi come era venuta la foto. Tu vedevi nel mirino. Ah, c'era nel mirino. Sì. Ah, mirino, sì, ma vedevi, sì, ma attenzione, non era quello a cui siete abituati oggi. Però non avevi sul display la era una cosa grossa, 2 centimetri per uno, più o meno. Adesso vanno con le macchine fotografiche grosse. Ma poi ti sveleremo come facevamo, perché i fotografi. Va bene che facevano uno scatto che doveva essere unico, ma mica erano scemi, dovevano ottimizzare tutta la spesa, quindi si sono coingegnati, hanno tirato fuori delle tecniche per cui un attento fotografo con delle dovute precauzioni ti faceva la foto perfetta, dove Photoshop non lo vedevi proprio. Negli anni 70 l'epoca di queste foto in bianco e nero, quello che stiamo dicendo, non esisteva. Negli anni 70 c'era la macchina. Chi di voi ragazzi ha mai preso in mano una macchina analogica? E tu avevi, che ne so, 36 scatti, e quando avevi il rullino quello grosso, parlo della fotografia, insomma, non professionistica, poi c'erano formati diversi, differenti. Li vedremo anche. Mediamente era così, avevi 36 scatti a disposizione. Tu dici alla cieca, praticamente quasi, nel senso che avevi degli strumenti per capire, per esempio nella Yashica che usavo io avevi un LED verde, una lucina verde che ti faceva capire se l'esposizione era più o meno corretta. Il fuoco naturalmente lo facevi totalmente sempre a mano, non c'era nessuna tipologia di touchscreen o cose di questo tipo, per cui tu andavi e facevi 36 fotografie così. 36, pensate a quante ne avete a disposizione già solo su un cellulare oggi di fotografie da fare. Lì no, cioè, dovevi conoscere perfettamente il triangolo dell'esposizione, capire qual era il dosaggio giusto tra ISO, qual è il triangolo dell'esposizione? ISO? Diaframma è? Ok, quindi capire qual era l'equilibrio giusto per riuscire a fare una fotografia con quel tipo, con quella tipologia di luce, quindi la tua esperienza di fotografo già ti dava questa possibilità, e poi scattavi 36 foto, andavi a svilupparle e vedevi, su 36 magari ce n'erano 2, nessuna che era venuta nel modo corretto, 4, quando erano 4 già stappavi la bottiglia, ok? Questo è il concetto fondamentale che dovete capire, e naturalmente qua stiamo parlando della media, io vi sto dicendo quella che era la media, ma i fotografi professionisti avevano i loro trucchi. E aggiungo una cosa, tutto questo funzionava se non dovevi cogliere l'attimo, cioè se dovevi cogliere l'attimo, cioè fare, e qui ci sono 2 foto studiate e 2 foto fotogiornalismo, cioè istantanee, quindi sulla sinistra abbiamo
un ritratto di Antonello Venditti, giovanissimo. Chi conosce Antonello Venditti, chissà chi è, cosa fa nella vita? Chi è Antonello Venditti? Adesso è un anziano cantante. Esatto. All'epoca era un giovane cantautore. Allora, quella è una foto studiata, nel senso che è un ritratto di Antonello Venditti, e quella comunque non è in studio, è vero? No. Che negli anni 70 era uno dei cantautori più famosi d'Italia, ok? Stiamo parlando, non so, oggi potrebbe essere Mahmood. Quindi quella è una foto studiata. Sotto abbiamo la foto di un catalogo di un famoso artista dell'epoca, Gino De Dominicis, che espone alla Biennale di Venezia. E quella foto a sinistra è una foto fatta in esposizione, quindi c'è il tempo di fare più scatti con calma. Sulla destra invece abbiamo due foto che sono proprio cogli l'attimo. Allora, raccontiamo un attimo queste due foto, perché sono due foto. Allora, 1972, questo artista Gino De Dominicis, famosissimo all'epoca, molto apprezzato, espone alla Biennale di Venezia un'opera. Allora, all'epoca non c'era il politically correct, lui fa una provocazione artistica, espone un ragazzo affetto da sindrome di Down come opera d'arte, cioè lui dice l'uomo è un'opera d'arte, anche una persona con sindrome di Down è un'opera d'arte, io lo espongo. Ma sono gli anni 70, c'è la censura. E allora, la Biennale è a Venezia, e Ennio Antolangeli conosceva Gino De Dominicis perché aveva fatto il suo catalogo. Legge che Gino De Dominicis ha esposto quest'opera. Lui ha l'intuizione e dice: no, non durerà più di tanto. Prende al volo la macchina fotografica, salta in auto, con le auto dell'epoca, e piomba a Venezia, entra dentro alla Biennale, perché da fotografo ovviamente può farlo, scatta la foto nell'istante in cui arrivano i carabinieri, perché l'opera viene censurata e coperta, cioè quell'opera esiste soltanto nello scatto di Ennio Antonangeli. Quindi di questo artista, che è comunque quotato con quotazioni ancora oggi, Cattelan per dire oggi, è un Cattelan di oggi, lui ha l'intuizione e dice quest'opera sparirà, esiste solo la foto. Un altro esempio di istante e questa foto sotto, 1971, questa finisce sull'almanacco letterario Bompiani, diventa la foto che incarna un'epoca. A voi dite, ma chi è? Allora, quel signore, allora, a destra vedete, ci sono di quelli che all'epoca erano gli hippie, si chiamavano gli hippie, e piccola curiosità, oggi è vietato sedersi su quegli stalini. Sì. Di nuovo, è stato di nuovo vietato sedersi. Quel gesto di sedersi sugli scalini, tra l'altro gli abiti sono abiti da contestatori, è un gesto provocatorio in qualche modo. Ma il signore a sinistra, che voi non conoscete sicuramente, è l'incarnazione del giornalista più di destra e più conservatore, più retrivo dell'epoca. Lui è Indro Montanelli. È un caso, cioè Ennio Antolangeli si trova a Piazza di Spagna e a un certo punto vede Indro Montanelli che scende la scala di Trinità dei Monti con questo guardo di disprezzo, di disgusto, guarda questi cappelloni, all'epoca si diceva cappelloni, barboni anarchici, cioè era proprio una cosa, li guarda con questo disprezzo, prende al volo la macchina fotografica e anche in questo caso è uno scatto, cioè è l'istante, devo cogliere l'istante, e lui lo coglie talmente tanto che l'almanacco letterario Bompiani gli dedica quell'anno, cioè l'edizione di quell'anno esce con questa foto come foto simbolo dell'anno, perché erano gli anni della contestazione. Vi ricordate, abbiamo visto in tutte le classi, sono sicuro di averlo fatto vedere anche col professor Nido, un documentario della Magnum Photo, un breve documentario su Erwitt, che è il fotografo che è scomparso quest'anno, ha fatto anche l'anno scorso una mostra proprio qua a Torino, a Stupinigi. Erwitt in quel documentario diceva una cosa fondamentale: lui si era trovato, se vi ricordate, in quel documentario in Unione Sovietica, quando c'erano combinazione Khrushchev e Nixon che si stavano confrontando, e lui ha realizzato quel famosissimo scatto in quel momento lì. Cosa dice? Che nella fotografia la fortuna ha un valore importantissimo, perché se il fotografo non si fosse trovato lì in quel momento
preciso istante in cui accadeva questo, questa foto che è diventata una foto epocale non sarebbe mai stata scattata. Volevo soltanto aggiungere una cosa. Nella fotografia in alto di Antonello Venditti c'è un errore proprio palese della fotografia. Lui porta gli occhiali riflettono ma nessuna luce, si vede perfettamente. Infatti più avanti farò vedere un altro personaggio che si chiama Fritz, un po' più avanti, che portava gli occhiali, ma Ennio lo fotografava senza occhiali, perché gestire un occhiale è una cosa veramente difficile, ragazzi. La fotografia è anche, andando avanti, altro, perché questa fotografia in alto ritrae l'isola Tiberiana a Roma. Ennio Antonacci si alzava la mattina dopo e andava a fare i tetti di Roma e li fotografava. E io gli facevo, ma che ci fai con tutte queste fotografie dei tetti di Roma? Li vendo. Li vendo a chi deve fare i quadri, perché un pittore o si alza tutti i giorni alle 4, alle 3 del mattino, quello che è la luce che a te piace, in un dato periodo dell'anno, perché la luce di gennaio è diversa dalla luce di marzo o di maggio o di luglio, e devi fare la pittura, che non è che dura un minuto con lo scatto, dura tanto. Quindi gli faceva le foto e gliele dava. Poi spesso i quadri tornavano, perché dovevano essere rifotografati per qualche edizione, qualche pubblicazione. Tornavano questi quadri e io lo vedevo con la... Ma questo che è successo, mi sembra ieri, lo vedevi girare con la torcia, mi sembrava di vedere quel film dove ci sta il vecchietto con la candela, lo vedevi girare con la torcia intorno a sto quadro e lui mi detto, ma che stai a fare? Proprio in Romanella, ma che stai a fare? Io ho fatto questa foto con una luce di un certo tipo e studiata. Il pittore sicuramente ha usato un'altra fonte di luce, che è quella che al quadro dà il suo massimo splendore. E io la devo trovare, perché girandogli intorno c'è un momento nel quale il quadro mi parla. E io capisco che qui devo posizionarmi con la luce ideale per tirare fuori la massima bellezza di questo quadro. E quindi una doppia valenza. Oppure quell'altra foto con la barca, l'uso della controluce, che oggi magari è un po', come dire, non so se ancora si usa, ma l'uso del controluce è una cosa difficilissima, perché il controluce non può entrare in macchina, perché sennò non è più la foto. Hai tutta un'immagine dove la luce ti è entrata, la luce del sole, la luce impostata, e è andata la foto. Poi capiremo anche che cosa vuol dire far entrare una luce, perché ho portato anche delle cose. Però se la sapevi gestire, è quello che ti tirava fuori un'altra immagine ad alto livello, che rivendevi. Oppure potevi fare una foto di una natura morta, un muro. Un muro con delle cose appiccate. Questi oggetti appiccati come fanno a venire fuori? È quello lì che si vede molto bene l'uso dell'ombra, se no sarebbe un'immagine bidimensionale, se fosse solo bianco e nero, senza le famose sfumature delle ombre, che poi vedremo più avanti. Sempre senza Photoshop, senza, esatto, sempre, esatto, cioè siamo sempre ai tempi del... Ragazzi, guarda, non è che poi c'è il regolamento, la regolazione delle ombre che puoi fare dopo, questa era l'immagine originale esattamente come è stata scattata, senza nessuna elaborazione. C'era anche un piccolo contributo del laboratorio, perché poi chi sviluppava doveva essere bravo, i turisti andavano nei laboratori, si andava in laboratori costosi, perché chi prendeva la maggior parte dei fotografi se li stampavano da soli. Vi farò vedere poi la famosa camera oscura. Se li stampavano da soli, perché innanzitutto decidevano con i sali d'argento o con il nero a seconda quale saltare di più, perché potevi giocare solo con il bianco e con il nero per far uscire fuori queste cose. E quindi te li autogestivi, oppure li viravi, li mettevi un color, che ne so, giallo, che dava un'altra tonalità, tutta, non so se loro conoscono la parte del virale. Del virale. Allora, diciamo che in generale, per quanto riguarda lo sviluppo fotografico a pellicola, voi sapete che, come diceva appunto Stefania, possiamo modificare solo il bianco e solo il nero, quindi quello che abbiamo visto su Photoshop viene chiamato schema bruciato.
che poi veniva chiamato così anche studio, insomma. E, l'importanza di fare una cosa del genere risiede proprio nel fatto che noi possiamo soltanto accentuare quelli che sono i bianchi e quelli che sono i neri, non possiamo crearli da zero in camera oscura. Quindi deve esserci già una premessa di una luce che sia buona e che noi possiamo soltanto in qualche modo andare a utilizzare, no? Okay? Il discorso del viraggio ha a che fare con una fotografia in bianco e nero al quale possiamo dare una tonalità di fondo legata ai mezzi toni. Quindi un viraggio sul giallo vorrà dire che noi andremo a prendere i mezzi toni, quindi in questo caso il grigio dell'immagine, e lo andiamo a fare, a spostare verso un colore vicino al giallo, insomma. Che ma prima però veniva fatto chimicamente, ok? Ma chi di voi è mai entrato in una camera oscura? Vittorio, neanche tu che è il padre fotografo? No. Tu sei entrato? Ok. Nessuno di voi ha mai visto stampare delle fotografie? Lavorare con gli acidi? Grande Leo! Nella carta veniva immerso in questi acidi che poi con le dita, cioè l'esperienza ha portato a tutto quello che noi oggi abbiamo, ma prima usavi le mani per poi capire che avevi bisogno delle pinzette, ma nel frattempo usavi le mani. Si pagava? Scusami? C'erano i guanti. No, non, allora la mano ti permetteva di sentire anche la carta, di prenderla, e comunque il guanto non era proprio un presente. Sono state introdotte poi le pinze, non il guanto, e non è a caso. Ma sulle acidi veniva pagata una tassa a parte, perché era materiale inquinante, e quindi veniva pagata proprio una tassa a altro costo in aggiunta. Perché questo materiale aveva una discarica a parte, quindi pagavi comunque. All'epoca non c'era molta attenzione alla sicurezza. Anche una fotografica come l'ho conosciuta io, per esempio, non scatta se tu hai il coperchio che ti chiude l'obiettivo. Ma la macchina fotografica non nasce così. Sapete quanti fotografi hanno buttato rullini perché non avevano ancora il tappo e scattavano? Io non l'ho mai vista, perché comunque quello che ho conosciuto io si blocca. Ma Enna me lo raccontava. Diceva che i primi anni mi dimenticavo a togliere questo tappo. E ho buttato intere pellicole perché mi dimenticavo. Poi... C'è qualche giovane assistente di studio che è stato cacciato a pedate perché l'assistente di studio aveva il compito di il fotografo usava più macchine magari per fare, e doveva togliere, riavviluppare il rullino finito di scattare, doveva ricaricare la macchina fotografica, era un istante per prendere luce al rullino e bruciarlo, e in quel caso l'assistente di studio si era bruciato il lavoro, nel senso che se bruciava il rullino veniva licenziato in troppo. Aveva bruciato il lavoro. Poi vedremo dopo. Ci sono sì, le foto allora, bruciate. Per concludere questa prima parte, perché adesso fra un minuto sì. Sono all'intervallo. Quindi i costi erano altissimi, ma anche i guadagni potevano essere altissimi, certo. Ragazzi. Lo dovevi poi la committenza. Posso dire la cifra? Allora, Ennio Antonangeli è arrivato ad essere pagato 8 milioni di lire a scatto, che sono più di, dati i tempi, forse sarebbero 12 mila euro di oggi. Ecco. Cioè, un a suo scatto, scatto. No, scatto, non a servizio. Il suo scatto è arrivato a valere... La foto scelta, perché poi venivano fatte magari 20 foto, ma una... era quella buona che veniva utilizzata poi per tutto. Che era una macchinata di lavoro, non solo sua, di tutta una squadra. Allora, arriviamo agli anni 80 direi, siamo nella grande stagione di una rivista che voi conoscete, immagino, se vi occupate di musica, perché è di nuovo uscita, ed è Ciao 2001. È la stagione in cui Ennio Antonangeli diventa uno dei più importanti fotografi di questa rivista Ciao 2001, ed è anche la stagione dei grandi concerti, cioè iniziano in Italia i grandi concerti dei personaggi internazionali. Bisogna anche qui costruire per il pubblico italiano un'immagine di questi personaggi. Allora io direi, intanto facciamo girare una cosa, Armando Milo, cosa sono i provini a contatto? In teoria dovrebbero sapere, sì, ma quelli dell'epoca.
questi sono i provini a contatto, adesso che girano, dei quei negativi che abbiamo fatto girare prima. Quei negativi, poi non si vede niente, come fai a capire qual è la foto che ti piace o la foto che non ti piace? Uno. Che fai? Ti metti a stampare tutte le foto grandi per capirlo? Cioè, ogni foglio che stampa, ogni cosa di questo che oggi noi facciamo così, come se niente fosse, all'epoca aveva un costo. Allora si ottimizza, si fanno i provini a contatto, si vedono le foto che sono state scattate, perché il bianco e il nero mica te li fa vedere così, i negativi voi li avete visti, non sono così. Quindi si fanno i provini a contatto, si vedono le foto che si sono fatte e si sceglie una foto che fa l'immagine. Anche perché quando a Ennio ti davano da fare una foto, la prima domanda è: cosa ci deve fare l'artista con questa foto? A cosa gli serve? Che deve fare una dimostrazione di cucina? O deve fare il fotografo per un grande cantante? Questo la finalità è base. Questo è David Bowie, non so se... Ah, è giovane, ha ragione. È David Bowie. Per cui la finalità quella che oggi definiremo un'icona queer. All'epoca non si diceva così, ma non si usava questo termine, ma lui oggi sarebbe un'icona queer, è morto. E notate una cosa, c'è uno strano contrasto. Lui icona queer, qui invece come viene rappresentato? Con un'espressione, all'epoca la sigaretta era la massima espressione del machismo. Quindi curiosamente proprio lui, che è un'icona fluida, qui viene rappresentato volutamente. Ci sarà una ragione? Sì, c'è una ragione, perché siamo in Italia, lui diventerebbe imbarazzante in quell'epoca ancora bigotta per l'Italia, e i suoi produttori, cioè chi sta per organizzare il concerto italiano, vuole invece inquadrarlo in un altro modo, quindi dà una direzione precisa alla foto. Quindi l'immagine veniva costruita quasi in studio, come doveva essere questo David Bowie? Doveva essere femminile? Doveva essere duro? Oggi noi i personaggi già li vediamo impostati, già hanno avuto uno studio dietro e quindi quando li conosciamo già sappiamo che quella è la loro caratteristica. All'epoca spesso era il fotografo a dargli questa caratteristica. Caratteristica che magari se la portavano avanti per tutta la vita. Qualcuno di voi conosce Raffaella Carrà? Sì. Di nomina. Raffaella Carrà, io l'ho conosciuta che era giovane. E aveva il caschetto con i capelli biondi impostata così. È morta con il caschetto con i capelli biondi, la sua immagine è quella. Esisteva un taglio di capelli, il caschetto alla Carrà. Quando andavi dal parrucchiere dicevi: io volevo il caschetto alla Carrà. Questo per dirvi quanto era importante il fotografo anche nel percorso dell'artista che veniva fotografato e la finalità per cui quella foto veniva scelta o veniva impostata era importante, era una committenza quella che poi ti pagava. Sì, più che altro cercate anche di immaginare un po' questo discorso. Oggi abbiamo i social, quindi i social in qualche modo consentono a qualsiasi individuo di creare una propria identità o una sua immagine spendibile al di fuori della piattaforma. Una volta questa cosa, quindi creare un personaggio, creare un'identità, era un qualcosa che andava costruito insieme al fotografo, quindi cambiava proprio il ruolo della fotografia all'interno del percorso dell'artista, come dicevi giustamente. Cioè, oggi come oggi invece, pensate un po', se arrivasse un personaggio, non so, probabilmente Lame, che penso conosce tutti, no? Ha già una sua identità, no? Ha già una sua immagine, ha già un suo target. L'opera del fotografo in questo caso qual è? Quella di cercare di comunicare quello che però le persone già conoscono di questa persona. Anche qui enfatizzare magari quello che è un personaggio che già esiste. Prima andava creato da zero, ok? E qui ne vediamo, ecco, siamo passati al lavoro di studio. Siamo passati al lavoro di studio. Confesso che neppure io alcuni di questi personaggi li riconosco. Voi ne riconoscete qualcuno?
c'è qualche faccia che, almeno una, non lo so perché, ovviamente sono personaggi che all'epoca iniziavano la carriera. Ma si vede ancora oggi, eh? Oggi ancora la televisione si vede. Ma quella con i capelli ricci su. Questa? Quella su. La quarta. Chi è? C'è. Scusate. Chi è la quarta? E Cher, cantante, attrice. La sinistra è un famosissimo regista torinese. Torinese. Che ci ha messo paura a tutti. Horror italiani per eccellenza. Che ha una figlia anche lei. Esatto. Questa la, la. Non la potreste riconoscere perché oggi è totalmente diversa. Sicuramente. È la Bertè. Tutto a destra c'è un grandissimo cantante, cantautore italiano che è Vecchioni. Poi abbiamo i Duran Duran. Questa persona la conoscete? Questa si vede ancora oggi in televisione. Vi do una mano, ha fatto Ballando sotto le stelle. Era la presentatrice. È la Carlucci, molto giovane. Cioè, i Beatles e George Michael. Allora, questi personaggi, ed era fidanzata con questo personaggio che magari voi non conoscete veramente, che si chiama Frizzi, erano fidanzati. Vi dico una cosa. Tutti questi personaggi sono passati nello studio di Enea. Sono passati. Frizzi è la voce di Toy Story, ok? Quello che faceva l'eredità, forse voi eravate piccolini quando c'era l'eredità. Allora, non credo che lo ricordino, però questo personaggio che è stato molto importante nella televisione e che spesso la RAI lo ricorda, a Roma è stata data anche una via a Frizzi, questo personaggio qui è Senza Occhiali, come vi dicevo prima. Lui in realtà li portava, gli ultimi anni della vita ha fatto un'operazione da torte, era più brutto di quando aveva gli occhiali, però Ennio lo fotografava senza occhiali, anche in studio, era difficile gestire il riflesso dell'occhiale. Vi voglio trasferire un'esperienza. Vi ho detto che Rita Della Chiesa e Frizzi erano fidanzati. Io e mio marito lì li fotografavo. Ovviamente la fotografia era decisa, cioè lui sapeva che finalità serviva lo scatto che doveva fare. Una volta li ha fotografati di nascosto, mano nella mano, qualcosa di tenero e di intimo. Mio marito ha preso il rullino e gliel'ha dato e ha detto: fate voi quello che volete. Questo per dire che il fotografo, nel suo modo di fare fotografia e nel suo modo di avere un atteggiamento più o meno rispettoso, decide che tipo di fotografo sarà. Perché se sei un fotografo che decide di fare il paparazzo, ti chiameranno solo per fare il paparazzo, non ti chiameranno mai per ritrarre questi personaggi. Costruzione d'immagine. L'abbiamo messa sulla locandina, sul manifesto, e questa è la famosa foto di un famosissimo cantautore, Francesco Guccini. Questa è talmente l'incarnazione del personaggio che Francesco Guccini userà questa foto per tutta la sua carriera, cioè tutti i manifesti di tutti i concerti di Guccini per decenni. Lui sceglie di usare questa fotografia. Chi conosce Guccini? No, allora, che tipo di personaggio era Guccini? Abbiamo visto prima, no, quella foto iconica con Montanelli e gli hippie, no, che rappresentavano le due anime della società. No, ma io vado anche a voce libera. E allora, abbiamo visto che c'era una parte d'Italia che contestava il potere costituito. Guccini era uno dei cantautori, probabilmente il cantautore più di spicco, che rappresentava quella parte di società negli anni 60, 70, 80 di contestazione. Okay? Via Paolo Fabbri 43 è l'indirizzo di casa sua a Bologna. Lui l'ha messo su un disco,
ok? Lui suonava le feste dell'unità, parlava con le persone, se andava a suonare il campanello via Paolo Fabri 43, io l'ho fatto quando abitavo a Bologna, ti rispondeva e ti diceva non posso, sono impegnato, oppure se non c'era, non c'era, fine. Ma quella è proprio la via di casa sua, per dirvi il personaggio. E questa immagine, come diceva il dottor Cibra, è proprio quella che la, ancora adesso la caratterizza. Quest'album è un album importantissimo. Allora, su questa foto che ti dico di Ennio? Allora, innanzitutto è degli anni 70 e lui in un album tira fuori il retino, che è un qualcosa magari di cui parleremo più avanti e che in tipografia è, insomma, pari quotidiano, ecco, non parlarne. Il retino loro credo non l'abbiano mai sentito nominare in vita loro. Okay. Bisogna parlare di quadricromia, bisogna parlare di... Parleremo di quadricromia, vi ho portato delle pellicole, vi ho portato i quattro colori base. E questa foto parliamo un pochettino della tecnica pure. Innanzitutto Guccini è uno che ha il faccione, cioè c'è proprio grosso, più avanti c'è una foto un po' così in esterno, proprio il faccione. Lui ha fatto un taglio fotografico dove si vede una parte di viso, ha giocato con le famose ombre, mettendo tutto in ombra e sembra quasi un viso esile. Questa immagine se l'è portata per tutta la vita a Guccini e non è un caso, ed è stata fatta all'interno di uno studio con un fotografo, studiata con lui. Allora, la foto all'esterno vi dico soltanto una cosa: la foto all'interno siete voi artefici delle ombre, voi li pilotate, qui in esterno voi la luce la cavalcate solo, nel senso che un'ombra la potete fare se lo mettete dietro qualcosa o se la create con un pannello, altrimenti l'ombra non vi viene. Quindi fare una luce in esterno è una luce difficilissima, perché la luce è impostata dal sole e il sole decide come va. Gli anni 90. Negli anni 90 Ennio Antonangeli diventerà anche editore, si occuperà di riviste di abiti da sposa, si occuperà anche in questo caso come fotografo. Vi ricordate, prima vi ho detto che i suoi scatti costavano un patrimonio. Ennio Antonangeli a un certo punto diventa editore per colpa mia, perché, piccolo aneddoto velocissimo, io avevo 22 anni, facevo il giornalista, mi chiedono di dirigere, perché per legge ogni rivista deve avere un direttore responsabile, una rivista di abiti e sposa, questi editori, ma non avevano nessuna idea e, sapendo che avevo qualche conoscenza, mi chiedono di trovare il fotografo. Questi editori sono falliti in pochi mesi, ma Ennio Antonangeli... Allora, arrivo a Roma, mi raccomandano, cioè mi dicono in ambienti Rai che avrò la possibilità di incontrare il grandissimo e irraggiungibile Ennio Antonangeli. Quindi io a 22 anni mi metto l'abito più bello che possedevo, un ridicolo completo gessato con il panciotto che mi faceva sembrare un manichino, la valigetta 24 ore per darmi un'aria da adulto, e arrivo dietro la Rai, perché il suo studio era proprio dietro, c'era la Rai e dietro l'angolo c'era il famoso studio di Ennio Antonangeli. Arrivo in questo studio e trovo seduto sui gradini il portinaio, trovo un signore con in canottiera, infradito, zoccoli, con la canottiera che sorseggia un'aranciata, e con aria molto sussurrosa dico: buongiorno, ho un appuntamento col maestro Ennio Antonangeli. Il portinaio mi guarda e fa: so io, so, mo viene a bere qualcosa al bar che poi mi dici chi sei tu. Lui era trasteverino, proprio. E per colpa mia Ennio Antonangeli inizia a occuparsi di riviste da sposa. Come era un grandissimo fotografo per la musica, per Ciao 2001, diventerà, oltre a restare un grande fotografo, diventerà anche un grande editore e li farà di nuovo i miliardi, perché comunque riesce a fare di nuovo un'operazione gigantesca dal punto di vista editoriale, perché le sue riviste di abiti da sposa venivano stampate, ricopertinate, riprodotte, rivendute
e praticamente finiscono nei paesi arabi, in Brasile, cioè queste riviste con nomi diversi fanno il giro del mondo e lui riesce a inventare una formula editoriale per cui una rivista dura 5 anni, immaginate, ma non solo riesce a inventare una formula editoriale in base a... Una rivista dura 5 anni. Cioè, non un mese, cioè lui riesce a inventare una cosa per cui quando fa una foto quell'abito lì, quell'abito da sposa per 5 anni vende in tutto il mondo, in Russia, in Sud America, negli Stati Uniti, cioè crea un impero, però è, resta un fotografo e quindi per la parte di fotografia. Vorrei dire qualche cosa sulla fotografia. Allora, queste modelle sono modelle che ho avuto la fortuna di scegliere, di conoscere. Due sono italiane, queste due, Marzia e Antonella, mentre quest'altra ragazza è straniera. Allora, la mia scelta si basava su dei canoni, dei lineamenti semplici, lineari, non dovevano essere particolarmente belle, perché comunque chi si sposa si vuole identificare nella foto che vede, quindi la finalità era quella dell'identificazione per poter scegliere l'abito. Questa ragazza in particolare, Marzia, è una modella che ha fatto solo questo tipo di foto e non ne ha fatte altre. Aveva un difetto fisico che lei conosceva perfettamente e se lo nascondeva nel quotidiano, aveva un sottomento importante, tant'è che lei andava sempre in giro con un foulard o una sciarpa, per l'estate il foulard, d'inverno la sciarpa, per coprire questo importante sottomento. L'uso dell'ombra gli ha permesso di venire fuori una principessa. L'uso del controluce gli dà un'aria divina. Sono tutti meccanismi che nel corso della vita, mio marito diceva sempre, impara l'arte e mettila da parte, perché tutto aiuta a fare la foto, quindi più cose si sanno e meglio è, anche a livello d'arte. E su quella foto ritorneremo, perché ho portato delle pellicole di quadricomia che, ecco, così vedete che cosa sono. Allora, delle lastre. Qui siamo già in un'altra stagione, cioè abbiamo superato l'epoca pionieristica e però è ancora una stagione diversa dal digitale. Allora, questa è il risultato finale di quelle foto che abbiamo visto prima. Ma quello con il quale si deve misurare il tipografo, prima il fotografo e poi il tipografo, dov'è? È questo. Le famose cianografiche, queste. Perché quando si stampano quelle foto, facciamo girare, si lavora con i colori separati. E il primo colore che si stampa è il ciano e bisogna capire subito se c'è qualcosa di sbagliato, non si prosegue a stampare, non si butta via tutto, bisogna capirlo da questo, quindi fate girare i vari colori, si lavora con i colori separati, si lavora con i colori separati per poi arrivare dove l'abbiamo messa la lastra, ecco. Perché qui abbiamo solo la lastra del ciano, non le abbiamo portate tutte, perché per stampare queste riviste, qui la possiamo far girare, ma attenzione a non tagliare. Occhio ai bordi. Occhio ai bordi, perché sono la lastra di zinco. Questa è la lastra di zinco tipografica con la quale poi si stampano le riviste. Quindi questo è il passaggio dalla fotografia alla stampa e bisogna fare i conti con tutti questi passaggi. Cioè io parto da una foto, poi la trasferisco in pellicola, faccio le prove, poi arrivo alla lastra, immaginate quanto si perde per strada, cioè io parto da una foto e man mano che faccio un passaggio ne perdo un pezzo. Stiamo parlando sempre di quegli anni, è chiaro che oggi è diverso, tu hai il formato originale della fotografia che puoi trasformare in quello che vuoi, ok? Quando hai CR3, quello che abbiamo sulla macchina fotografica, quello con cui stampiamo, lo puoi adattare a qualunque forma ti interessi. Qua stiamo parlando di roba materiale, si partiva dal negativo che avete visto, quel negativo proiettato su una lastra di zinco per riuscire a impressionare l'immagine. È chiaro che doveva essere di altissima qualità, però nei vari passaggi poteva perderla questa qualità, ok? Allora, le foto sul set, mio marito si era specializzato
a fare le foto sul set. Qualche volta era presente fisicamente lì e qualche volta invece mi davano delle videocassette. Voi non sapete neanche che cosa è la videocassetta, immagino. Attenzione, immagina, scusa, specifichiamo. Allora, un attore famoso, la rivista, che sia Ciao 2001 per la musica o che sia un giornale, una rivista, chiama il fotografo e dice: ho bisogno della foto di Sean Connery e mi serve fra due ore, perché Sean Connery è quello che il primo 007 ai tempi, poi altri Highlander e così via. Allora, ho bisogno della foto di Sean Connery e mi serve entro oggi pomeriggio. Ma Sean Connery non è in Italia, sta in Inghilterra. Non c'è, non è che io posso telefonare all'agente di Sean Connery e dire spediscimi una foto, perché non c'è internet. Quindi Sean Connery sta là, la foto io non ce l'ho, e però mi serve entro due ore. Non posso far venire Sean Connery, non posso farmi spedire la foto, e quindi... E quindi usavo la videocassetta. Non so se voi sapete che cos'è una videocassetta, perché neanche io me la ricordo più quasi. Lui riusciva, siccome aveva aiutato a montare i film, aveva capito che l'immagine si poteva fermare. Quindi con delle tecniche, ovviamente, fermava il fotogramma, lo metteva a fuoco perfettamente. Questo fotogramma veniva visto in un televisore a tubo catodico. Oggi noi ce l'abbiamo piatti così, all'epoca erano profondi così. Erano sgranati. E quando, attenzione, quando fermavi la videocassetta si creava un effetto di flickering. Cioè, l'immagine non restava, o ti rimaneva una banda nera, oppure l'immagine ballava. Dovevi scattare la foto su un tubo catodico sgranato con un'immagine che non stava ferma. Lo dovevi tirare bene. Con un vetro spesso così e curvo. E curvo, esatto, era curvo, veniva leggermente in avanti. E le tecniche fotografiche, una volta sbagli, due volte sbagli, poi impari e riesce a fermare il fotogramma, a metterlo perfettamente a fuoco e a fare quella foto che non ha nulla di meno di questa che è fatta sul set contro i Benigni. Riesce a fare questa foto di Madonna che non ha nulla di meno della foto con Carrà e con la foto di Madonna è fatta da una videocassetta, Questo è Cercami disperatamente Susan. La foto della Madonna. Vedete Frizzi lassù? Agli occhiali. Che quella è una foto da set. Non poteva mica dirgli togliere gli occhiali. Però lui portava gli occhiali. Quindi qui. Allora adesso entriamo un attimo. E volevo farla vedere. Allora, queste sono le Polaroid. Prima di scattare si faceva la Polaroid. Perché un minimo bisognava capire, perché quello che viene poi impresso non è uguale a quello che tu stai vedendo. Quindi facevi la Polaroid che ti si sviluppava subito per vedere se le luci sono giuste, se la posa è giusta. Se la posa è giusta. Considerate che la prima immagine, che appunto è Dario Argento di cui parlavamo prima, in questa foto. Io ho solo una Polaroid, questa cosa, non ho scatti, perché lui in questa foto sembra nano, non ha le gambe, e questo lo vedevi subito. Allora cambiavi, eccolo lì, rifacciamo un'altra foto con la moglie che era poco più alta di lui, agonalmente seduta, e vicino a lui in piedi, e gli dà un altro tono. Le Polaroid avevano questa anche di funzione, oltre che vedere la luce, vedere anche l'immagine che poi tiravi fuori. E la vedevi in un minuto, perché il rullino tu lo facevi tutto, poi aspettavi due o tre rullini, lo portavi al laboratorio, cioè avevi l'assistente che prendeva la macchina, lo portava al laboratorio, aspettavi tre ore sperando di non beccare la pausa pranzo, perché sennò quello chiudeva, per poi vedere quello che avevi fatto, sperando di non aver sbagliato, avere un minimo colpo d'occhio, quello che vedete adesso, che compare. Sperando che non compare questo, il rullino che prende la luce. Il rullino che prende la luce ti brucia il rullino, quindi è una foto da buttare. L'assistente non poteva fare questo errore, e spesso caricava senza neanche guardarlo il rullino, doveva diventare veloce, pratico. Vi volevo far vedere, scusate, faccio un passo indietro, faccio vedere questa foto. È la modella di prima, la famosa modella di prima.
No, devo far vedere una cosa, scusami. Allora, è la famosa modella di prima, che è veramente una regina. In queste foto noi ci abbiamo fatto veramente tanti, tanti soldi, perché è una foto irripetibile. Allora, questa foto, che sembra perfetta, in realtà è sproporzionata, perché il busto, in ognuno di noi il nostro busto corrisponde all'altezza delle gambe. Il suo busto quanto può essere? Da qui a qui? Lo rimetti sotto, le sue gambe sono più lunghe, perché noi sotto avevamo messo, come li posso chiamare, dei banchetti, ma banchetti proprio, che lei saliva ai gradini, dove, perché poi non era neanche tanto alta Marzia, saliva ai gradini e diventava più alta, eccolo lì, ovviamente non si vede nulla. Molto spesso queste modelle, se le incontravate fuori dallo studio per strada, non le avreste riconosciute, ma non sareste neanche stati colpiti. Cioè la modella, allora, noi abbiamo questa idea che si dice: ah, com'è bella questa ragazza, è bella come una modella. Non è vero, la modella magari è, se la percepiamo con i nostri occhi, è bruttarella pure, diciamolo pure, ma un'altra cosa, è una cosa diversa dalla bellezza. Per strada le modelle io non le riconosceva, le riconoscevo solo io perché ci avevo passato un minimo di rapporto, perché dovevo fare accoglienza, le dovevo mettere a loro agio, anche loro lì mi dovevano sorridere a un perfetto estraneo, quindi io avevo un minimo di metterle a loro agio. Le modelle per strada erano ragazze comuni, ragazze che poi fotograficamente rispondevano. Sapete le volte che sono andate a prendere le ragazze alla stazione? E io invece guardavamo, povera nuvoletta, madonna questa, speriamo un bene. E il giorno dopo rispondeva bene, fotograficamente non si poteva dire nulla, ma noi la sera prima non avevamo dormito in attesa di vedere la fotografia di quella ragazza, perché spesso erano ragazze normali, sono ragazze normali, quelle che noi vediamo in televisione, una su mille ce la farà e basta, le altre sono quelle che lavorano e che con i loro lineamenti semplici riescono a dare questa immagine. All'inizio dicevamo che la fotografia in studio era un lavoro da scaricatore di foto faticosissimo, Allora immaginate la scena in questo studio enorme, gigantesco, ci sono i parrucchieri, i camerini, il trucco, gli addetti, gli assistenti, quello che carica il rullino, e a un certo punto si sentiva, dopo le prove luce, le polaroid, a un certo punto si sentiva stentore la voce di Stefania Rossello che urlava: fermi tutti, il maestro scatta. E fermi tutti significava che ci si paralizzava nella posizione in cui ci si trovava in quel momento, non si respirava per una frazione di secondo, perché era il momento conclusivo di magari 4 ore di prove luci, e in quel momento si oscuravano le luci del palazzo, perché sempre se nel frattempo la modella non era svenuta per il caldo, per la fatica, perché magari era da 4 ore in una posizione assolutamente innaturale, quindi capitava, e qui ti cedo la parola, capitavano episodi incredibili, li raccontiamo velocemente, poi arriviamo al generatore di potenza. Okay. Allora, questi cali di zuccheri capitavano. Spesso le ragazze, soprattutto quelle italiane, non venivano da sole, venivano accompagnate. Il fotografo doveva saper gestire pure l'accompagnatore, che spesso era il fidanzato o la mamma. Quando questi avevano il calo di zuccoli, cadevano a terra. Che dovevi fare? Andavi lì, la sbottonavi, la aprivi, la facevi. E vedevi il fidanzato che andava lì, gli copriva la caviglia. Cioè tu lo guardavi, dicevi, cioè, ma questo lo frullo. Perché quella sta male, devi far riprendere e tu gli copri la caviglia. Dovevi gestire anche questo. E quindi quando fai la foto, che noi all'epoca usavamo le luci a quarzo, facevano calore, e usavamo questi generatori di potenza, che sono cose difficili da raccontare perché sono come delle valigie a cui erano attaccati le torce,
da cui partiva un ponte di collegamento a un altro generatore e via discorrendo per finire con la macchina fotografica. Macchina fotografica che quando si diceva il maestro sta scattando, questo generatore di potenza cosa faceva? Risucchiava in un minuto, in un secondo, la potenza, cioè la luce, e boom, arrivava lo scarico di luce che faceva la foto quando il fotografo dava lo scatto. In quel momento la ragazza doveva sorridere, doveva avere gli occhi aperti, perché non potevi fare uno scatto con gli occhi aperti, il vestito doveva essere perfetto, perfetto, la ragazza non doveva aver sudato, altrimenti aveva, si vedeva il sudore, era lucido. Quindi era un momento delicatissimo nel quale tutti dovevano stare fermi, anche perché c'erano per terra i fili, qualcuno si muoveva, cadeva, dovevamo rifare tutto il set se poco poco mi spostava la luce. Una luce avevamo impiegato ore a metterla, perché per arrivare a fare quella foto c'era stata una preparazione magari di 2-3 giorni, perché tu arrivi, tu oggi siamo entrati qui, è tutto pulito. Ma qualcuno deve aver pulito, qualcuno deve aver portato le sede, qualcuno deve aver preparato le luci tutto intorno, questi cavi tutti collegati, qualcuno deve aver preparato il set. Che veniva rifatto ogni volta, cioè ogni volta. Set unico per ogni immagine che facevi. E poi altrettanti giorni per smontare tutto. Quindi per fare una giornata di lavoro noi almeno ce ne servivano 2 prima e 2 dopo se eravamo molto bravi e se era una foto semplice, altrimenti c'era tanto lavoro dietro, tante persone che ruotano, il parrucchiere, il truccatore, l'assistente, il fotografo, chi metteva la luce in viso a questa ragazza per fargli venire questa ombra sotto e per togliergli tutte le discromie della pelle. È uno studio che il fotografo... Ha dimenticato, non c'erano i climatizzatori, tra l'altro, cioè d'estate diciamo, si cuoceva... Qualcuno di voi è presente come quanto scalda una lampada al quarzo? Sì. È mai stato su un palcoscenico teatrale con un proiettore da 1000 o da 1500 piantato in faccia? Sì. Ma chi è? Fa caldo, si suda. Immagina averla 4 ore non lassù in alto che ti punta, ma qua, e qua con un abito addosso, con un abito da sposa che stringe. Pesa, una roba in testa. E poi bisognava far uscire questa perlina bianca su un fondo bianco. Ecco qui che ritorna l'uso dell'ombra. Che più o meno intensa ti tirava fuori il tessuto bianco su bianco, la perlina bianca su un tessuto bianco. Ribadisco molto sulle ombre. Assolutamente. Quella di prima era la famosa camera oscura. Sì, vediamolo un attimo, questa è una foto di camera oscura dell'epoca. Rossa, perché si usava la luce ad infrarossi, perché se no un altro tipo di luce imprimeva quel foglio e te lo bruciava. Questi sono reperti. Okay. Quindi abbiamo l'entino, il... Allora, quello andrebbe attaccato a una presa di corrente. No, va attaccato a una presa di corrente, perché quello dà una luce. Sì, una presa un po' di... Una presa qualunque, non vi fate ingannare dalla... Così che allora questo piccolino era da ovviamente te lo portavi in giro quando dovevi portare in giro, non facevi altro che prendere la tua bella diapositiva, la mettevi qui sopra, l'immagine già così veniva vista ad esempio, e poi con il lentino andavi, lo poggiavi sopra e ti ingrandiva tutte le immagini, una lente di ingrandimento di fatto. Era una roba da orefici, da orefici, come gli orefici, si metteva con la lente di ingrandimento e si cercava di capire se la foto era giusta. Per esempio, mi diceva prima Stefania, sull'occhio, grazie all'occhio potevi scoprire quanti punti luce erano stati utilizzati. Ah, i fotografi si occupano pure tra di loro, le tecniche. Guardando, se non è stata artefatta da Photoshop, dall'uso di Photoshop, noi con il lentino tu metti sull'occhio della ragazza e vedi intanto quanti punti luce ha in viso, se ce n'ha uno, due, perché ha due brilli se ha due punti luce davanti, ha un brillo orizzontale se ha un becco orizzontale davanti,
lo studi e rubi le tecniche, sempre per migliorarti. La domanda finale, e questa è importante, questa riguarda voi. Beh, tutto questo è un racconto, vi abbiamo raccontato qualcosa, ma voi state studiando, molti di voi sperano magari un giorno di diventare dei fotografi come Oliviero Toscani o come Ennio Antonangeli. Vi garantisco che diventare come Ennio Antonangeli è più difficile, ma può anche essere più soddisfacente. Cosa voglio essere io? Allora, vi voglio lasciare questa domanda che porterete con voi, sceglierete voi che tipo di fotografo essere. Il fotografo è un po' come il medico, faccio questa sovrapposizione. Il medico sa tutto di medicina e poi si specializza. Ecco, il fotografo ha bisogno di sapere tutto tecnicamente e poi di personalizzare, quindi di specializzare quello che è la sua, quello che sarà la sua immagine. E questo solo voi lo potrete scegliere e negli anni risponderete a questa domanda, da soli vi renderete conto. Quello che vorrei ribadire è che vi rendete conto che questa è una testimonianza di un momento in cui la fotografia era importantissima, come lo è adesso, peraltro, però oggi ha magari più canali diversi e anche dove la professione di fotografo è diventata, non dico accessibile a tutti perché direi una stupidaggine, però diciamo che ci sono tante persone che con una macchina fotografica buona si professano fotografi, ecco, mettiamola così, mentre all'epoca fare il fotografo significava avere una professionalità molto precisa e decidere che tipo di fotografo essere, perché potevi avere il tuo studio fotografico di paese in cui facevi le fototessere e i ritratti di famiglia, quelli insomma che poi si mettevano sul comodino, vendevi nella cornice, vendevi, avevi il tuo negozio dignitosissimo. Va benissimo, dovevi essere capace a fare le fotografie perché altrimenti non facevi quel mestiere lì, però era una cosa. Un'altra cosa era fare il paparazzo, un'altra cosa era fare il fotogiornalismo, dove magari, come abbiamo visto Steve McCurry, abbiamo visto non so, Frank Capra, andavano magari Robert Capa, andavano sui set di guerra a fare fotografie di vicino, o andavano a fare in India a fare reportage su popolazioni che si stavano estinguendo, oppure potevi fare, inventarti una linea totalmente tua come ha fatto Ennio Antonangeli, chiaro? Quindi questo è un fotografo che è quasi impossibile trovare in altre situazioni, molto personale in questo caso, e ripeto, in un momento in cui l'immagine era importantissima. Pensate, avete visto i personaggi che sono stati fotografati? I personaggi che abbiamo visto erano il vertice della jet set italiano e mondiale, ok? Che passavano attraverso lo studio o anche semplicemente attraverso le videocassette di Ennio Antonangeli, però era lui che veniva richiesto questo. Quando un giornale, una rivista specializzata soprattutto musica di settore aveva bisogno di un fotografo, chiamava Antonangeli e ha creato lo stile per alcuni personaggi, il suo tipo di fotografia. Abbiamo visto uno su tutti, Guccini. Non è da poco realizzare la foto che diventa l'emblema per quell'artista lì. Pensate, non lo so, un artista che vi piace tanto e ha una foto emblematica che lo rappresenta in questo momento. Chi può essere? Un artista che mi piace particolarmente? Cantante? Natti, tu che fai il DJ? Marshmello. Ok, qual è l'immagine iconica di Marshmello? C'è un testone bianco con gli occhi a X. Esatto. Quell'immagine lì è paradossale, no? Però è assolutamente iconica. È irriconoscibile dappertutto. Grazie a quell'immagine lì, ma non sappiamo che volto abbia veramente, e questo è la fotografia che lo fa.